altro piatto molto popolare a Napoli, nella penisola sorrentina, insomma in Campania, potremmo dire, per allargare il discorso, gnocchi al sugo. Quando dico gnocchi al sugo non voglio intendere gnocchi alla sorrentina, perché per fare i gnocchi alla sorrentina, se non avete i fior di latte di Agerola e tutti i latticini che provengono da quella zona, non sono gnocchi alla sorrentina, no. Questi sono semplicemente degli gnocchi al sugo, con un sugo di pomodoro, di passata di pomodoro, fatte in casa, basilico ed aglio. Quindi alla fine ci sarà del parmigiano, qualche mozzarellina di bufala, tutta qua. Ma chiamarlo gnocchi alla sorrentina? No, 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 no. Questi sono gnocchi al sugo per me e per tutti. Vediamo gli ingredienti. Per i gnocchi al sugo vi serviranno, allora, un pignatiello, e questo è il pignatiello di coccio, poi mezzo chilo di gnocchi, o li fate voi, sono gnocchi di patate, oppure li comprate da una buona pastaia, come ho fatto io. Sono buoni anche da mangiare così. Buonissimi. Mezzo chilo di gnocchi. Poi del parmigiano reggiano, dei bocconcini, delle ciliegine di mozzarella di bufala, se le trovate bene, se no ripiegate su altre mozzarelle, due spicchi d'aglio, delle foglie di basilico, un peperoncino fresco, una buona passata di pomodoro verace fatta in casa con i pomodori dell'orto di mio cognato, e poi dell'olio d'oliva extravergine, e dico sempre, se fosse cilentano, meglio ancora. Tutti qua gli ingredienti. Allora, una casseruola sul fuoco, fiamma abbastanza vivace per riscaldare, quindi un giro d'olio d'oliva extravergine sul fondo, così. Subito dopo l'aglio e il peperoncino. Lasciamo andare a temperatura. L'aglio inizia a soffriggere ed è bello questo suono. L'aglio va fatto solo imbiondire. Il peperoncino l'ho lasciato intero. Lascia la giusta piccantezza. Ecco, e già così possiamo calare la nostra passata. Ha già fatto un bello rumore. Anzi, più che rumore, è un suono. Quando la salsa peppea, cioè fa le bollicine, calate il basilico foglia a foglia proprio. Ah, così, grande profumo. E date una mescolata. E ora lasciatela andare per 10-15 minuti. Nel frattempo mettete su l'acqua per cuocere gli gnocchi appena appena salata. Un bel quadretto d'insieme. Allora, sugo è pronto.
caliamo i gnocchi, tutti quanti, mezzo chilo. E aspettiamo che gli gnocchi vengano a galla. Intanto spegniamo sotto al sugo che è pronto. Gnocchi pronti, sono venuti a galla. Assaggiamo la cottura. Perfetti così. Gnocchi cotti. Ora dobbiamo condire gli gnocchi. Una bella terrina. Scolate molto bene gli gnocchi. E là. Nella terrina anzaladier. Ecco, noi. Il nostro mezzo chilo è andato. Poi iniziate col sugo, un mestolino, due mestolini, e intanto tre li abbiamo messi qua dentro e diamo una bella mescolata. Per indicare l'indice di salzosità, ad essere salzosi, molto salzosi. È il momento del parmigiano, quando dovete lesinare, un bel giro di parmigiana, ce l'ho. Una bella mescolata a sentimento. Ok. E ora è il momento del pignatiello. Sul fondo un pochettino di sugo, ecco qua, poi una bella rata di gnocchi, la metà sul fondo. Ecco qua. Livellate, e quindi è il momento di aggiungere la mozzarella. Questi sono bocconcini molto molto buoni, devo dire la verità, un po' costosetti, però veramente buoni. Questi saranno il cuore degli gnocchi a sugo. Un bel giro di parmigiano. E ora ricoprire con gli gnocchi tutti dall'insalatiera nel pignatiello. Livellate. Ecco qua, e parmigianate. E che vuol dire che fa? E ora il pignatiello deve andare in forno a gratinare. Infornate gli gnocchi per, l'altra volta ho fatto 6 minuti, facciamo anche 7-8 minuti. A 175 gradi, 12 minuti in forno a gratinare, gnocchi pronti con tre funghi e basilica. Aiù, a tutti buon appetito. E visti da vicino, aiù, sono uno spettacolo. Di nuovo, buon appetito. Thank you.
Io me le sono messe nel mio pignatiello mignon, quello piccolino, vicino un grande gragnano. Bello. Freddo dal frigo. A me piace così il gragnano. E poi lo gnocco si mangia col cucchiaio. Poi noi avviciniamo la bocca. Vai giù. Che cosa fa il sapore? Il sugo. Questo sugo fatto con, semplicemente con una passata, olio, aglio e basilico. Ma che vuol dire più? È uno spettacolo. E poi il parmigiano, che dà un grande sapore. La mozzarellina di bufala accentua il suo sapore, ma non è a cose a gerola, i fior di latte di gerola, quella è un'altra cosa. Vabbè, buon appetito. Ma io, il sugo a basilico è divino. E per brindare a questo scampato ferragosto, gragnano. Dicono che fosse il vino preferito dal grande Totò. E non so se vi spiego. Alla prossima, ciao ciao.